Grazie, dopo una presentazione così un po' imbarazzante quasi, raccontarvi qualcosa sulla Carbon Footprint, però prima volevo veramente ringraziare Materiale e Edizione Ambiente per averci ospitato e per aver creduto già nel primo volume, cartaceo che vedete qui al tavolo, perché quando abbiamo iniziato a ragionare di Carbon Footprint di questo testo, ricordo molte volte con Matteo, non se ne parlava in Italia, era veramente una cosa nuova e diciamo, ma chissà se il mercato sarà attento, recepirà questo nuovo stimolo. Bene, oggi siamo a parlare di un libro, un free book di aggiornamento che mette in evidenza tutta l'attualità del tema. Non stiamo più parlando di futuro, parliamo di presente e attuale. Ma oltre a ringraziare Matteo Reale di Edizione Ambiente, voglio ringraziare davvero Filippo Trifiletti ed Accredia perché hanno creduto in questo free book, ma in particolar modo perché, e non lo dico qua perché c'è oggi, ve lo dico in tutte le sedi, Trifiletti fin dal primo momento, in Accredia ancora prima in Sincert, ha dimostrato una grande attenzione al tema dell'ISO. Qualunque attività, qualunque processo, qualunque prodotto può essere oggetto di una certificazione o di un rapporto di qualità. Capite quindi che l'ambiente per noi è una tematica trasversale. Intanto c'è un quadro normativo cogente che va rispettato. E poi ci sono tutta una serie di marchi, certificati, attestati, rapporti che in qualche modo servono appunto a garantire che un prodotto, un servizio, un'attività sia svolta non solo in conformità alla norma, ma anche garantendo delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle che possono essere gli standard dell'Italia. È il quarto paese al mondo per certificazioni 14.001, il secondo in Europa dopo la Spagna. Dei 1050 laboratori di prova che accreditiamo, stimiamo che non meno di 200 fanno prove di carattere ambientale. Pensiamo alle prove per esempio sui rifiuti, sulle acque, sulle emissioni in atmosfera, i prelievi dai cammini e quant'altro. Per questa attività noi siamo convenzionati con il Ministero dell'Ambiente, che è uno dei 66 soci di Accredia, quindi socio di diritto naturalmente come gli altri ministeri, e con l'ISPRA, e intratteniamo rapporti, abbiamo un comitato di coordinamento comune con la rete delle agenzie regionali per la possibilità che le aziende occidentali, forte del loro know-how e della loro efficienza energetica, potessero arrivare a marchiare i prodotti realizzati in Europa e in America, metterli sul mercato e in questo modo svantaggiare i paesi in via di sviluppo. Bene, davanti a questo punto di partenza l'India ha fatto una posizione molto dura che è partita da Oslo, l'ultimo incontro che avevamo qua dentro, nel libro, si è poi prolungata negli anni successivi arrivando a uno scontro frontale. Il motivo per cui non si è riusciti a fare lo standard è perché i paesi di sviluppo hanno quindi bloccato il processo. Vi risparmio i tecnicismi numerici dei voti positivi, negativi e quant'altro, ma mi collego come ultima così punto introduttivo al tema italiano. Dov'è l'Italia in questo momento? Quali sono le opportunità per l'Italia? Dicevo, il Ministero dell'Ambiente ha già fatto diversi interventi, un bando nel 2011 e uno nel 2013, complessivamente circa 120 prodotti che hanno già quantificato la carbon footprint o stanno lavorando per la quantificazione. La carbon footprint è la norma ISO DS14067. Daniele Termigotti ci spiega cosa sia la carbon footprint. Sì, la carbon footprint di prodotto o impronta climatica di prodotto è in sostanza un numero che rappresenta le emissioni di CO2 legate a tutto il ciclo di vita del prodotto. In altre parole, per produrre un bene dobbiamo estrarre le materie prime, creare i semi lavorati, arrivare al prodotto finito, poi c'è la fase di uso, l'utilizzo, quindi l'energia che si consuma per utilizzarla ad esempio, e la fase di smaltimento finale. Tutte queste attività hanno delle emissioni specifiche di CO2. Messe insieme saranno un unico numero che caratterizza appunto la carbon footprint del prodotto in termini di CO2 emessa. Nel 2011 è stato realizzato un volume che si occupa della carbon footprint. Sì, abbiamo scritto un volume per Edizione Ambiente nel 2011, quando ancora il percorso di sviluppo della norma non era ultimato. Adesso, recentemente, abbiamo pubblicato un free book, quindi un
comunque gratuito, sempre protezione ambiente, per fare gli aggiornamenti in, a seguito della pubblicazione della norma che è uscita a maggio del 2013. Il contenuto della norma si divide in due parti, c'è una parte di quantificazione delle emissioni che abbiamo visto prima su come calcolare le emissioni di CO2 e una parte di comunicazione. La comunicazione è molto importante soprattutto quando poi bisogna comunicare al consumatore finale, bisogna garantire una comunicazione credibile e trasparente al consumatore e quindi diventa molto importante l'attività di certificazione di parte terza. Per garantire la credibilità del risultato interviene Aquelia, ce ne parla il direttore generale Filippo. Sì, sostanzialmente questa è una norma che deve comunicare appunto l'impronta del carbone. Per comunicare gli utenti, il consumatore, il cittadino, ma anche la pubblica amministrazione hanno bisogno di affidabilità, che i dati siano corretti, garantiti, certificati. Noi siamo l'ente di accreditamento, la nostra funzione è proprio quella di accreditare organismi di certificazione, garantendo che lavorino secondo le norme, e cioè siano indipendenti, competenti nello specifico e imparziali, non abbiano conflitto di interesse. Si parla, appunto in gergo, di certificazione di terza parte indipendente.